iniziare le interviste vere e proprie. Con quale metodo si calcolano i consiglieri? Sia che vinca Domiziani, sia che vinca Donatelli. Diciamo con il metodo proporzionale, il famoso metodo Dante, che prima si applica ai voti di lista dei singoli candidati e poi all'interno delle liste si applica nuovamente il metodo Dante. Per cui sulla base dei risultati ottenuti in questo primo turno, facendo l'esempio di Paragiano, se dovesse vincere la Segna ne scatterebbero 10 per lui e 6 all'opposizione. Ora vado così a memoria ricordando un po' i risultati, probabilmente 3 a Borracci, 1 a Gisonna, 1 a Scalera e 1 ai 5 Stelle, viceversa se dovesse invece vincere Borracci ne scatterebbero 10 a Borracci e 3 a Domiziano e poi 1 per ogni altra lista. Ovviamente non ho fatto conteggi precisi, ma sulla base dei dati che ho visto mi sembra che sia abbastanza chiara la formazione del prossimo Consiglio Comunale in un caso o nell'altro. Ok, andiamo avanti. Allora, Rockres sì, Rockres no. Aleggiava nell'aria prima dello scontro vero e proprio che ti saresti presentato in questa elezione, poi invece è venuto meno. Ma io non l'ho mai escluso, in effetti, forse abbiamo fatto anche un'intervista sì. Con te, non esclusi una mia partecipazione, anzi, avevo anche iniziato a lavorare sulle liste, però ci sono stati tre motivazioni che mi hanno dissuaso. Diciamo 4, guarda. Vediamo, fermiamoci a 3 poi vediamo. La prima è che sono consapevole del fatto che, avendo amministrato per lungo tempo il Comune di Paragiano, una mia ricandidatura allo stesso ruolo avrebbe potuto non essere vista di buon occhio da molti elettori, insomma. D'altra parte la minestra riscaldata non piace a me perché dovrebbe piacere ad altri. E dunque ho pensato fosse più opportuno invece segnare il passo, impegnarmi in politica, sicuramente essere attento a questa campagna elettorale come sono stato attento. Ho seguito tutti i comizi, forse ne ho perso uno o due. Quindi sono sempre stato in piazza ad ascoltare i comizi, anche perché avrei voluto capire l'impostazione della campagna elettorale dei diversi candidati e decidere anche il candidato a cui dare il mio consenso. Quindi la minestra riscaldata non piace a me, non piace agli elettori. La seconda motivazione è che dal 2015 ad oggi, da quando cioè io e molti altri dirigenti siamo usciti dal Partito Democratico, il Partito Democratico, che è il mio partito, a Paragiano non esiste più. Ora non è il caso qui di dibattere su chi le responsabilità, ciascuno le sue responsabilità, però coloro a cui è stata affidata la conduzione della sezione di Paragiano, del circolo del PD di Paragiano, evidentemente hanno fallito in pieno il proprio compito, non essendo stati capaci neppure di presentare una lista di 16 persone. E quindi questo è stato il secondo motivo, non c'era il partito a cui io faccio e continuo a fare riferimento. Il terzo motivo è la frammentazione. E nella precedente intervista che ho rilasciato a te, ma anche in una intervista pubblica sulla Gazzetta del Mezzogiorno, io ho... No, questo dica che si che prevede. Scusi, maglia per maglietta. No, perché la gente deve vedere. No, si va avanti. Vai avanti. Sì, in un'intervista su un quotidiano, volevo dire. Sì, ho capito. Comunque, Rosina, prima di cinnazzi, la gente penserà che è una cosa fatta apposta, ma appiccia la luce che è meglio. È censore. E forse vede meglio la luce. Io penso di no, pur di accontentarti, Puccio. No, la Casale si vede meglio, zitto. Dicevo, il terzo motivo è l'eccessiva frammentazione che si è avuta in questo momento storico per Paragiano. L'assenza completa dei partiti che però, diciamo così, hanno voluto contaminarsi nelle cosiddette liste civiche, in tutte, nessuna escusa. E siccome tu volevi anche un quarto motivo, c'è il quarto motivo, che è quello della speranza che molti elettori ripongono nel cosiddetto nuovo,
che non solo a Paragiano, ma anche a Paragiano non penso che esista in realtà. Se il PD non ha presentato la lista, la colpa è dell'Ocres. È sempre dell'Ocres la colpa. Se il paese è sporco è colpa mia, se piove è colpa mia, se c'è il sole è colpa di Ocres. Questo non mi dispiace neppure che si dica, nel senso, come diceva qualche politico di Mussolini, a cui non mi rifaccio ovviamente, molti nemici, molto onore. Vabbè, ma parliamo di cose serie, poi ha responsabilità chi determina delle situazioni. Io ne ho determinate, evidentemente ho delle responsabilità anche grosse, peraltro ammesse pubblicamente, in questo caso ci vai pubblicamente, no? Sì, sì, stavolta sì. Dopodiché sono solo favole metropolitane, tutte le responsabilità che mi si addossano, di cui ovviamente non mi sento coinvolto in nessun modo. Ti ha sorpreso il risultato o lo avevi previsto? No, assolutamente no, avevo sostanzialmente previsto il dato che è emerso, forse davo un maggiore vantaggio a Borracci al primo turno, ma avevo... In che termini? In termini di coalizione, di percentuale, sì, avrei dato diciamo un 4-5 punti percentuali in avanti Borracci, ha chiuso con pochi voti in avanti, insomma, ma è l'unico 22, errore che ho fatto. 22 perché... a quanto mi risulta. Prego? Penso 22. Cosa 22? No. Voti. Ah, 22 voti, sì, lui si è fermato al 31% se non sbaglio, no? Insomma, quindi io l'avrei dato largi. Anche al 33-34%, ma siamo lì. Ma insomma, sostanzialmente là. Non cambia nulla. Avevo previsto il dato elettorale di Gison, dei 5 Stelle e di Scalina, che ha avuto un successo peraltro a Paragiano. Sì. 1800 voti sono, con due liste soltanto, sono un buon risultato. Questo mi fa pensare che poi il vecchio possa ancora dire qualcosa, se il risultato è quello. Mi fossi presentato, chissà, insomma. Ma senti, la tua è stata una presenza assenza in questa elezione ed è innegabile, come l'è stata anche quella di altri, diciamo, uomini forti della politica palagianese. Questo non si può negare. Cioè, tu, Asciuta, Avutete e Afrenute. Beh, però, sì, però ti ho detto che ho ascoltato tutti i comizi in piazza e mi sono fermato con i cittadini a discutere, a parlare. Molti mi vedevano, mi chiedevano cosa ne pensassi. Una partecipazione come cittadino c'è stata. Forse uno dei pochi politici del passato, diciamo, che è stato attento in maniera quotidiana alla campagna elettorale. Però avevo davvero il desiderio di capire i comportamenti dei politici. Vabbè, d'oggi, diciamo. Vuoi dire che come Rocco Ressa non hai cercato di influenzare? No. Ho detto anche chi avrei votato, diciamo, ma non per convincere altri, per dire che per me, anche se non c'è il mio partito e non sono candidato io, il voto è sacro per me. L'ho detto quando mi impegnavo attivamente nelle campagne elettorali e continuo a sostenere che bisogna trovare dei candidati, il meno peggio o il migliore, a seconda dei casi a cui affidare il proprio consenso, e quindi però per farlo ho voluto anche ascoltare, soprattutto in riferimento al candidato sindaco. Non mi ha convinto nessuno, devo dire la verità, non è stata una bella campagna elettorale rispetto ai contenuti, ma probabilmente ci sarà qualche domanda che ci porterà a discutere di questo, immagino. Penso proprio di sì. All'incirca si conoscono i consiglieri comunali, all'incirca. Vedi qualche Penelope o Cassandra, non come genere, come ruolo? Cassandra, la sacerdotessa del Tempio di Apollo. La figlia di Priamo. La preveggente. Priamo, re di Troia. Sì. No. Cassandra no. Almeno vado a memoria a identificare i consiglieri comunali. Cassandra no. Ripeto, non come genere, come ruolo. Penelope. Beh, forse più di qualcuno. No, nel senso che di preveggenti non ne vedo tanti nel Consiglio Comunale. Di Penelope probabilmente più di qualcuno. Un consiglio per il futuro sindaco e per chi sarà l'opposizione?
ho dato un consiglio, uno soltanto, scrivendogli peraltro una lettera al mio successore, che all'epoca non sapevo se sarebbe stato Tarasco, come poi è avvenuto, o Ciccio Serra, no? 5 anni fa. Scrissi una lettera, ovviamente io tifavo, ahimè, per il centro-sinistra, voglio dire, poi la storia ci ha raccontato come è finita la corsa, per parafrasare una bellissima canzone di Francesco Luccini, La locomotiva, no? Diedi un consiglio scritto in una lettera, inascoltato, e per cui non do più consigli da allora, diciamo. Vabbè. C'è bisogno di lavorare tanto, di ricostruire una macchina amministrativa che è stata annientata, e con orgoglio mi vanto di sottolineare come la macchina amministrativa del decennio trascorso, mi riferisco al decennio 2002-2012, era una signora macchina amministrativa. Noi avevamo i migliori funzionari in questo comune, i migliori. E se qualcosa di buono dal 2002 al 2012 Palagiano ha ottenuto, non è stato tanto per merito mio quanto per merito di una macchina amministrativa che funzionava. Una macchina amministrativa funziona se ci sono dipendenti e funzionari capaci e motivati. E se io ho avuto un merito è stato quello di saper motivare i miei dipendenti e scegliere i miei collaboratori. Con tutto quello che abbiamo trascorso dal 2002, siccità appena insediato, una siccità storica, quella del 2000, d'estate del 2002, che è seguita all'alluvione, è seguito l'alluvione del 2003, se io non avessi perfezionato quella macchina amministrativa non avrei potuto amministrare. Assenza dei partiti e trionfo delle civiche, non solo a Palagiana ma anche, se vuol dire, in tutta Italia, è un segnale positivo o negativo per la società? Però è una domanda molto complessa, tu sai, insomma, perché la politica la mastichi, penso, da molti anni, peraltro sì. Sei figlio d'arte anche questo. Sì, ma dobbiamo stare nei tempi. No, davvero una domanda complessa che, insomma, bisognerebbe approfondirla. Io personalmente penso che il nuovo che si va affermando, i movimenti, il civismo, sia la risposta di una parte dell'elettorato, una risposta dei cittadini alla incapacità degli amministratori e dei politici a livello nazionale, dico, di dare risposte concrete. Certo, le risposte concrete non è possibile darle nel giro di poco tempo, perché i problemi sono davvero, si sono incancreniti nel tempo, la situazione economica, finanziaria e anche sociale del nostro paese ha bisogno di tempi molto lunghi, di scelte, di sacrifici. Molto spesso noi cittadini riteniamo che aver votato un politico significa avergli dato la facoltà di maneggiare una bacchetta magica e di risolvere i problemi, così non è. Tuttavia io sono un uomo del Novecento e sono legato alla storia del Novecento e penso che i partiti ti aiutavano, come dire, ti costruivano un'architettura culturale, politica, di rispetto verso le istituzioni che nei movimenti difficilmente si trova. Senti, hai usato l'imperfetto, è così perché ti è venuto oppure perché tu lo pensi realmente? Costruivano? Non ci sono più, Pinuccio, costruivano perché dobbiamo parlare al passato. Ora, io spero che si ricominci a ricostruire un'appartenenza, non un'ideologia di quelle dell'Ottocento, del Novecento che ci siamo lasciati, grazie a Dio andiamo avanti, ma un'idea di società, un'idea di città, un'idea di impegno che non può essere intermittente. Io quando sento parlare, ma tu sei a favore dei professionisti della politica, ogni cittadino dovrebbe essere un professionista della politica, perché la politica si interessa quotidianamente di noi. Forza. E quindi non capisco sta. Certo, c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, chi ha una dialettica, una retorica non più avvolgente, chi invece, ma l'impegno politico dovrebbero insegnarlo a scuola, perché è quello che ci fa cittadini veri. Quindi io il nuovismo così come sta emergendo, o il movimentismo così come sta emergendo in questi ultimi anni, lo vedo come una meteora che sta compiendo il proprio
la propria traiettoria, ma che non produrrà granché. D'altra parte i risultati elettorali a livello nazionale, non solo a livello locale, lo dicono, il Movimento 5 Stelle, diciamo... Gli utenti non lo stanno vedendo, ma mentre tu stai parlando, stai per la rite. Ma sai perché? Perché pensano, ti è costato molto. Bussano alla porta, forse dovresti dire sì. Che stiamo facendo un'intervista. Sì. Mi piace, stiamo facendo un'intervista. Ciao. Ciao. Tutto in diretta. Tutto in diretta. Stavo dicendo, mentre tu stai parlando, gli utenti non lo vedranno, ma a me mi prevede la ride, no? Perché a vederti disegnare le risposte, stai pensando, oh, ti è costato molto non metterti, al di là che ho messo le scalotate che tu dici, no? Ma ti è costato molto non metterti in lista, non avere una lista tua, non gareggiare, va? Mi fa bene. Pago il fio degli errori commessi e un periodo sabbatico non fa male, però mi aiuta. Questa campagna elettorale mi ha insegnato alcune cose. I candidati che si sono alternati mi hanno insegnato alcune cose. Molti osservatori parlano di una campagna elettorale anomala. Sempre se tu ritieni che sia stata una campagna elettorale anomala, quali le cause secondo te? Nessuno dei candidati sindaci, qualche leggera e quindi impercettibile differenza da uno all'altro, ha costruito una campagna elettorale su nulla. Penso che si sia parlato di un solo fatto concreto, su cui peraltro si può fare ben poco, peraltro il contratto di cui ora parlerò è in scadenza ormai, massimo 3 anni. Parla di rifiuti? Sì, si è parlato di rifiuti, cioè di una questione che riguarda il paese, ovviamente su cui non si potrà fare granché, diciamo così. Ma in questo contesto ognuno di loro è uscito con una proposta fantasmagorica, diciamo, la raccolta pneumatica, le isole ecologiche, peraltro mi sembra che non siano più neanche previste dall'attuale legislazione, insomma ognuno ha voluto inventarsi qualcosa pur di parlare di un argomento concreto. Io mi chiedevo invece perché hanno in piazza ad ascoltare i comizi, beh, non c'era tanta gente, questo è un dato di fatto, basta pubblicare un po' di foto del recente passato per no, pesare le differenze di partecipazione. Attenzione che in piazza i voti non si prendono, si perdono però. E questo qualche candidato avrebbe dovuto saperlo e comprenderlo meglio per adeguare la campagna elettorale. La piazza o piena o vuota non ti fa prendere voti, certamente te li fa perdere. Allora, perché anomala? Perché io non ho sentito parlare di argomenti che interessano i cittadini. Allora, Nufa Bregatore o un imprenditore dell'edilizia in piazza ci sarà stato ad ascoltare i comizi, immagino di sì. Che cosa gli abbiamo detto? Una ripresa o uno sviluppo dell'edilizia? Che cosa ne pensano i candidati a sindaco? Io non ho sentito nulla. Cioè ho sentito enunciazioni di principio, il piano urbanistico manca da sempre, siamo col piano di fabbricazione del 1973, 74, 76, non sapevano manco di che anno, ognuno ha dato un anno diverso. Ho capito, e la visione del futuro piano urbanistico generale qual è? Dove va il paese? Per farci che cosa? I piani per gli insediamenti produttivi previsti nei piani urbanistici generali che cosa sono? Come li strutturiamo? Qual è il disegno che vogliamo della città? Quando io ho fatto la campagna elettorale, la prima e la seconda, io ho detto dove volevo andare e cosa volevo fare del PIP, piano per gli insediamenti produttivi. Qui non si è parlato. Il piano per gli insediamenti produttivi adottato dalla mia amministrazione, le cui osservazioni dopo molti anni sono state approvate in consiglio comunale dalla precedente amministrazione, prima che giungesse il commissario in queste settimane, cioè in campagna elettorale,
lo ha riadottato, un atto straordinario, importante, positivo, che ha compiuto il commissario, nessun candidato ne ha parlato. Stiamo parlando della riadozione di uno strumento urbanistico che manca da sempre a Palagiaro. In campagna elettorale non si è toccato questo tasto, allora non si è parlato di edilizia, si farà costruire o non si farà costruire. Non sto esprimendo il mio parere, il candidato deve esprimere il suo parere. Di piano urbanistico generale rispetto alla visione non si è parlato. Di piano per insediamenti produttivi assolutamente assente. E il commercio lo supportiamo o no? Come lo incentiviamo? E la viabilità, il piano del traffico, come lo organizziamo? Cioè i candidati, perché la campagna elettorale non fosse anomala, come invece lo è stato, lì assumono degli impegni. Certo, li possono disattendere quegli impegni, ma hanno il dovere di assumere quegli impegni. Allora chiudiamo il corso, ad esempio, per snellire il traffico nella zona centrale del paese? È una possibilità, il candidato sindaco lo deve dire, perché se tu mi chiudi quel corso, mi vai ad appesantire il traffico nelle strade più strette del paese, quel traffico veicolare che non utilizza le arterie più grandi, si andranno a concentrare in quelle più piccole. È una scelta, io non sto entrando nel merito se sono d'accordo sull'una o sull'altra. Il candidato sindaco lo deve dire. Lo sviluppo turistico a Palagiaro, come lo intendiamo? Ho sentito parlare, ma era uno slogan. Come si fa a non capire che lo sviluppo turistico non può essere una questione localistica, ma di area vasta? Ma tu sai, ad esempio, che il comune di Palagiaro, che fa parte del lato ambito ottimale, del territorio ottimale, insieme ad altri comuni, Capofila Massafra, ora si è trasformato in Aro, quindi noi facciamo parte del lato e dell'Aro, ha acquistato nel 2012 due macchine pulisci spiaggia, perché le spiagge libere sarebbero state gestite, ovvero pulite dal lato, motivo per cui nel contratto di pulizia del paese dell'epoca non ci fu la previsione della pulizia delle spiagge libere. Sarebbe stato un costo maggiore e un servizio che si era impegnato lato a dare. Lato non solo non ha dato questo servizio dal 2013 ad oggi, ma le macchine, ho scoperto, sono ancora incelofanate e chiuse in un garage del comune di Massafra. Un candidato queste cose le deve sapere o non le deve sapere? Le deve dire o non le deve dire? Si deve impegnare o non si deve impegnare? È così del Pino di Lenne, la cui storia probabilmente non l'hanno studiata come avrebbero dovuto. E allora, quando non si studia bene, quando le questioni non si conoscono, si parla per slogan. Ora, di tutto mi si può rimproverare, visto che aleggiava comunque, no, questo spirito di Rocoessa, ma certamente non mi si può accusare di non essere stato capace di dare pane al pane e vino al vino. Non le mandavo a dire le cose, gli impegni che dovevo assumere li ho assunti, e gli impegni che non sono stato capace nel mio impegno amministrativo di rispettare, con altrettanta chiarezza ho chiesto scusa e ho detto il perché. Per quanto riguarda... è una campagna anomala per questi motivi. Entrate in questi 15 giorni, ora dopo le accuse reciproche, cioè, io spero che i candidati, i due candidati, utilizzino tutti gli spazi per parlare ai cittadini, parlando concretamente di che cosa voglio fare in favore dell'edilizia, dello sviluppo urbanistico, del piano di insediamenti produttivi, del turismo, dell'agricoltura, eccetera, eccetera. Perché gli elettori devono, come dire, conoscere che idea, che visione di paese il candidato ha, il futuro sindaco ha. Sei andato per sommi capi oppure ci sono altre questioni che tu ritieni siano state del tutto trascurate? Io ho detto che è stato trascurato davvero tutto. Il fatto di aver partecipato ai comizi mi dà la possibilità, ho registrato nella mia mente davvero i problemi salienti, ad esempio i problemi del nostro bilancio. Pinuccio, con l'improvvisazione non si impara sulla pelle della gente, non si va da nessuna parte. Il comune sta lì, gli atti consiliari stanno lì. In quest'anno di commissariamento, quanti politici locali sono andati sul comune a leggersi le carte, a capire il nostro bilancio come sta?
bilancio è importante, perché gli impegni che tu assumi oggi, devi sapere se... A tal proposito si sono dette delle castronerie assurde. I comuni non navigano in buone acque, tutti i comuni. Vabbè, questo si è detto, compreso ovviamente Paragiano. L'unico che ha meno problemi dei comuni, di molti comuni italiani, sicuramente dei comuni della provincia di Taranto, è Paragiano, per il semplice motivo che il grosso del debito del comune di Paragiano qualche precedente amministratore lo ha pagato, e oggi ci sono residui rispetto alla montagna debitoria che c'era. Ora, non riconoscere e parlare male del paese, perché di questo hanno fatto, Paragiano fa schifo, a Paragiano non funziona nulla, non è vero, non è vero. Bisogna iniziare ad apprezzare, così come si deprezzano gli errori riferibili al passato, e la campagna elettorale le ha registrate queste critiche, bisogna anche registrare le cose buone, le positività che si sono fatte, altrimenti si fa un cattivo servizio alla storia e anche ai cittadini. Le cose più urgenti, al di là di quello che tu hai detto, di quello che si è detto, ma le cose più urgenti... E se mi sto dilungando, dimmelo, che è accorto, sì, il mi dispiace. Quasi a, stiamo quasi a mezz'ora. Beh, allora stiamo in tempo, dai, mezz'ora ce l'avamo andati, quindi... Le cinque cose più urgenti che tu ritieni... E tu mi devi spiegare perché cinque, non quattro, non sei, però. È perché altrimenti, se io ti avessi detto 10, tu ne avessi detto 10. Allora, ti dico quelle che penso siano davvero le più urgenti. Allora, ma senza approfondirlo, bisogna ricostruire la macchina amministrativa. Non abbiamo un segretario titolare, abbiamo un ufficio tecnico ormai privato di alcune professionalità, il funzionario è un ottimo funzionario, ma è solo ed è bravo, e quindi tutto pesa sulle sue spalle. Molti sono andati in pensione, altri si apprestano ad andare in pensione. Bisogna capire ora, rispetto ai limiti di spesa per il personale, quando e come è possibile assumere ulteriori figure professionali, tenendo presente che il commissario, anche su questo nessuno ha detto nulla, proprio in questi giorni sono arrivati due funzionari, il comandante dei Vigili e gli affari generali, che sostituisce un altro dipendente che è andato in mobilità, sono stati presi in mobilità dal commissario. Quindi ricostruire interamente la macchina amministrativa. E questo è un problema, non è di facile soluzione, perché mentre in passato si poteva allettare qualcuno, no? Con una contribuzione, uno stipendio, insomma, e oggi questo non è possibile, per cui bisogna avere delle buone conoscenze, dei buoni rapporti con dei funzionari di altri comuni che possano in qualche modo contribuire a darci una mano per rimettere su la macchina amministrativa. Quindi senza di questo non si va da nessuna parte. L'ordinaria amministrazione, qualche marciapiede, qualche buca e qualche strada si possono fare. Non è possibile che da anni non si metta mano al manto stradale per dare un minimo di decoro al nostro paese. Terza questione, i controlli sulla raccolta differenziata. Però veramente saremmo alla sesta o settima questione. Non è possibile. Se una ditta non viene controllata, se in una famiglia non controlliamo i nostri figli, poi scopriamo che magari fuma, dice: ma come, tu fumi? Non mi hai controllato. Le ditte si controllano. Se il paese è sporco, non è perché il contratto non è buono o il capitolato non prevede. Nel capitolato non c'è scritto se ci sono le carte per terra lasciatele, no, c'è scritto se è sporco pulite. Ma chi controlla? Il dato percentuale della differenziata è troppo basso, è bassissimo. Quindi il terzo problema è quello della differenziata. Quarta questione, bisogna ricominciare a tessere la tela, questa volta sì, non quella di Penelope, con i comuni della zona occidentale della provincia di Taranto, perché l'unione di queste forze può rappresentare una prospettiva interessante per il futuro, anche per mettere in comune dei servizi e infine segnalo l'adozione definitiva del piano per insediamenti produttivi.
probabilmente non sarà possibile iniziare ad ospitare delle imprese da domani, ma quantomeno dal punto di vista amministrativo avremo le carte in regola e chissà, un domani possiamo anche essere baciati dalla Dea Fortuna attraverso l'insediamento di qualche impresa che possa dare una mano alla nostra economia, ma anche qualche posto di lavoro. Vabbè, allora chiudiamo con una domanda allusiva. Non dire gatto se non ce l'ha nel sacco, non dire mulo, a chi dedicheresti questo pensierino della sera? Al mio amico Domiziano Lasigna, va. Perché? Perché dopo questo risultato elettorale penso che corre il rischio di montarsi la testa. Si vince il 25 di giugno.